Anticipazioni il segreto, puntate spagnole. Francisca divide per sempre Maurizio e Fe. Maria è pronta a scappare con Roberto, ma... È arrivato il momento per i fans iberici di salutare la simpatica quanto buona Fe Perez, che come vi abbiamo già riportato in un nostro precedente video, lascerà la cittadina iberica, congedandosi dai suoi amici più cari. Fe ha dovuto inscenare la sua morte con un piano messo in atto insieme a Maurizio, in concomitanza con l'arrivo di un losco personaggio, Faustino. Costui deciderà di mettere fine alla sua vita per vendicarsi di un furto compiuto tanti anni prima nel bordello dove prestava servizio per accertarsi della vera identità di Nazaria Gorostiza. L'ex domestica di Francisca dunque riuscirà a far credere all'uomo di essere passata a miglior vita. E quando si paleserà il cospetto dei suoi cari, annuncerà di voler abbandonare Puente Viejo per rifarsi un'altra vita altrove. A soffrire della sua partenza sarà in particolare Julieta Uriarte, che mal si rassegnerà al pensiero di non rivedere mai più la sua migliore amica e confidente. Fe però la rincuorerà dicendo che non andrà via da sola. Infatti vorrà partire insieme al suo amato Maurizio. Intanto, dal momento che gli scagnozzi al soldo di Faustino non avranno ancora lasciato Puente Viejo, la fuga della Perez sembrerà essere un obiettivo sempre più difficile da realizzare. E per questo motivo il capomastro deciderà di appellarsi alla Montenegro. Vedremo che si presenterà al suo cospetto per chiederle di aiutare lui e Fe a partire senza intoppi. Donna Francisca però non ne vorrà sapere di lasciarlo andare via. E Maurizio, terrorizzato al sol pensiero di non riuscire a garantire una fuga serena alla sua amata, si vedrà costretto, contro la sua stessa volontà, a stringere un patto con la nobildonna, che conterrà una clausola veramente difficile da digerire. In altre parole, le prometterà che resterà al suo servizio fino alla morte se darà a Fe i mezzi necessari per fuggire lontano. Inutile dire che la Montenegro accetterà le condizioni di Maurizio, il quale si vedrà costretto a dare una grossa delusione alla Perez. Quest'ultima intanto, all'oscuro del sopracitato compromesso, si presenterà felice nel luogo prefissato per dare inizio alla fuga. Quando Maurizio giungerà sul posto però, avrà un volto che non lascerà presagire nulla di buono. La coppia si dirà addio per l'ennesima e forse ultima volta, così come tante volte è già accaduto in passato. Il loro amore, come successo in precedenza, con la storyline legata a Nazaria, verrà ostacolato dalla perfida madrina. Rumors però lasciano pensare che le modalità dell'uscita di scena della domestica consentiranno un suo attesissimo ritorno in futuro. Accadrà davvero? E Fe riuscirà a riprendersi Maurizio? Staremo a vedere. E a proposito di fughe e di abbandoni, prima di lasciarvi è bene riportare un'anteprima molto golosa preannunciata da Cultura in Serie. Pare che anche Maria Castagneda lascerà Puente Viejo dopo l'abbandono di suo marito Gonzalo. Quest'ultimo infatti, dopo essere ritornato in paese, ha lasciato la sua adorata consorte in cambio di ben 2 milioni di pesetas. Prima di congedarsi definitivamente da lei, le ha promesso amore eterno, ma nel contempo le ha concesso, stranamente, di rifarsi una vita accanto al suo ex, Fernando Mesia, desideroso di riprendere con la Castagneda quel discorso purtroppo interrotto molti anni prima. Dopo l'addio del figlio di Pepa, stando a quanto già vi abbiamo riportato, alla casona giungerà Roberto Sanchez, amico cubano della nostra eroina. Francisca e Fernando, per sbarazzarsi di lui, gli offriranno una grossa somma di denaro, che l'uomo però rifiuterà dopo diversi tentennamenti. La ragazza, dopo una lunga riflessione, deciderà di lasciare la villa insieme a lui, ma non farà i conti con l'opposizione della sua madrina e del suo ex marito.
Ricordiamo che Maria, come vedremo presto sulle reti Mediaset, ritornerà nel suo paese natio per scoprire la verità sulle presunte morti di Esperanza e Beltrán e per avere informazioni sulla fuga di Emilia e Alfonso a Parigi. Quando appurerà la verità e quando suo marito se ne andrà, avrà un unico desiderio, andarsene. Ci riuscirà? Vedremo. Intanto gli spoiler annunciano che Raimundo, in entrambe le vicende appena esposte, non sarà d'accordo con le mosse di Franziska e finirà per litigare aspramente con lei. Le rimprovererà di aver agito crudelmente per il fatto di non aver consentito a Maurizio e Fè di raggiungere la serenità tanto bramata. E non solo. Le farà notare di stare adottando nei confronti di Maria, la sua figlioccia, un atteggiamento scorretto. La inciterà a permettere di rifarsi una vita dopo l'addio di Gonzalo. Queste ramanzine celeranno la inevitabile frattura tra i due coniugi? Oppure nasconderanno qualcosa di più? Forse Lulloa sarà favorevole alla partenza di Maria perché sa che essa include un piano e ovvero la possibilità di consentirle di ricongiungersi definitivamente con Gonzalo? Vedremo quali altri colpi di scena ci riserverà questa vicenda. Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole. L'uscita di scena di Ippolito e Gracia. Antolina appicca un devastante incendio e manda in rovina Isaac. Dalle anteprime iberiche arrivano notizie golosissime riguardanti due dei personaggi più amati e per certi versi più scanzonati della soap. Stiamo parlando della coppia formata da Ippolito e Gracia. I due coniugi lasceranno la soap per un po'. Che cosa accadrà nello specifico? Il loro sarà un arrivederci oppure un addio? E le circostanze che li porteranno ad abbandonare Puente Viejo saranno tragiche oppure divertenti? Tutto comincerà quando la Hermosa inizierà a trovare qualche tecnica per poter scongiurare il più possibile i dolori legati al parto. E si interesserà ad una diceria secondo cui chi affronta le doglie sulle Alpi è in grado di soffrire di meno. Senza pensarci due volte, inizierà a preparare i bagagli, affermando di voler lasciare Puente Viejo prima della scadenza dei giorni. Nessuno riuscirà a far cambiare idea e, in men che non si dica, la signora Miranar saluterà amici e parenti, compreso suo marito, e se ne andrà. Il giorno previsto per la partenza, però, Ippolito, pervaso dalla malinconia, si renderà conto di non poter stare un secondo di più senza la sua adorata mogliettina e deciderà di seguirla. Se quest'ultimo, di tanto in tanto, tornerà in paese offrendoci nuovi momenti spensierati con il forzuto Tiburzio, sua madre Dolores e con il cugino Onesimo, Gracia invece non sarà presente nella narrazione per un po' di tempo. Questa svolta nella storyline, in realtà, è stato l'escamotage utilizzato dagli autori per giustificare l'assenza nel cast di Carmen Canibel, l'interprete di Gracia per l'appunto, che nella realtà è davvero in dolce attesa. E adesso, dopo questa lieta novella, voltiamo pagina e soffermiamoci sul personaggio di Antolina, che, come vedremo anche noi tra qualche mese sull'Ammiraglia Mediaset, darà prova di essere davvero una persona crudele e malvagia, oltre che folle e assetata di vendetta. Stando ai nuovi appassionanti spoiler, l'ex ancella proverà in tutti i modi a sbarazzarsi di Elsa e a ostacolare i suoi propositi di ricongiungersi con il guerrero. La ragazza inoltre sarà disposta a compiere qualsiasi nefandezza pur di assicurarsi un posto nel cuore del falegname e arriverà non solo ad uccidere ma anche a rendersi protagonista di gesti estremi. La donna infatti si metterà sulle orme di Amancio
il padre della laguna, e lo ucciderà senza pietà. Perché? Le motivazioni di tale atrocità sono da iscrivere in una singolare scoperta che farà. Sappiamo infatti che capirà che l'uomo, subito dopo l'attentato consumato nel giorno delle nozze di Elsa e Isaac, ha ritrovato le lettere d'amore e passione che lei stessa aveva indirizzato a Jesus. In esse emergerà una verità terribile. Scopriremo che è stata lei stessa a suggerire al ragazzo di servirsi di un gruppo di malviventi per distruggere la felicità della laguna e del guerriero. Amanzio dunque pagherà a caro prezzo con la vita tale scoperta. A complicare ulteriormente la situazione sarà un altro gesto folle. Approfittando di un momento di debolezza della sua padroncina, Antolina, accecata dalla rabbia, tenterà di ucciderla. Per fortuna i suoi piani non andranno in porto e la laguna riuscirà a salvarsi. Intanto, distrutta per la perdita dell'amato papà, Elsa, ignara dell'omicidio, organizzerà una veglia funebre in suo onore. Subito dopo la cerimonia, la laguna, dopo aver riflettuto attentamente su tutte le sue disgrazie, andrà incontro ad una crisi di nervi, nel corso della quale accuserà l'ex domestica di essere la causa di tutti i suoi problemi. Ovviamente Marcela, Mattias e Isaac non le crederanno. Antolina, senza minimamente scomporsi, le suggerirà di rifarsi un'altra vita altrove e di non distruggere con i suoi pensieri folli la sua vita, quella del guerriero e quella del piccolo che a breve nascerà. Il risultato sarà che Elsa, sempre più afflitta, deciderà di allontanarsi per qualche giorno da Puente Viejo. E sarà in tali circostanze che avvierà delle indagini top secret per assicurarsi della responsabilità di Antolina in merito ai brutti avvenimenti susseguitesi nel corso della sua esistenza. La perfida biondina, dopo l'addio, o meglio, l'arrivederci della sua antagonista, crederà di non avere più rivali. È certa che d'ora in avanti potrà vivere accanto al suo amato senza temere niente e nessuno, inizierà a prestare l'uomo, mostrando un attaccamento quasi morboso. Il falegname, stanco dei suoi modi di fare, esploderà e in un momento di rabbia le dirà chiaramente di non amarla e che mai inizierà a farlo. Poi comincerà a pensare solo ed esclusivamente al lavoro e si interesserà alla costruzione di una biblioteca, per giunta commissionatagli tramite Don Anselmo, Don Berengario e Mattias, da un noto marchese del posto. Antolina, nel chiuso della solitudine, capirà che non potrà mai occupare un posto nel cuore del suo amato, a prescindere da Elsa. E dal momento che non potrà sfogare su di lei tutta la sua rabbia e la frustrazione per un amore non ricambiato, cosa farà? Studierà un piano per vendicarsi di Isaac. Un giorno, dopo essersi assicurata di essere da sola, si recherà nel capanno dove il suo amato avrà posizionato il materiale utile alla costruzione della suddetta biblioteca e accenderà un fiammifero. Dopo il misfatto si allontanerà subito da casa, facendo perdere le tracce su di sé. Il guerriero, ritornato a Puente Viejo e allarmato dalle fiamme, inizierà a preoccuparsi anche e soprattutto per la salute della madre di suo figlio. Inoltre cadrà a terra per la disperazione dopo aver visto tutto il legno acquistato per iniziare i lavori ridotto in un cumulo di cenere. C'è da aggiungere inoltre che Isaac sarà anche preoccupato anche per la sua situazione economica. Oltre all'anticipo ricevuto dal nobile, il giovane, nei giorni antecedenti la disgrazia, aveva chiesto al marito di Marcela un grosso favore: posticipare la restituzione del denaro che lo stesso gli ha prestato per sfuggire al reclutamento nell'esercito. Dunque il nostro amato personaggio, per colpa della follia di Antolina, si ritroverà al verde e con tanti debiti. Nel frattempo Elsa ritornerà in paese e non appena verrà a conoscenza
dell'accaduto, accuserà Antonina di esserne la causa. In aggiunta a ciò, Faustina, la donna assunta per aiutare l'ex ancella in caso di necessità, comincerà ad essere trattata malissimo dalla stessa. Nuovo omicidio in agguato. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.